crampi in gravidanza, soprattutto crampi in gravidanza a livello di fascia plantare, polpaccio e gamba in generale. L'osteopatia può essere nettamente di aiuto ad ogni mamma in dolce attesa. Perché? Perché va a trattare, decontrarre la muscolatura del piede e del polpaccio, migliorando quello che è il drenaggio e risolvendo anche la parte di crampi. Quindi mi posiziono col pollice, con due pollici per essere più preciso e più efficace, e vado proprio a decontrarre. Questo ve lo può fare anche vostro marito, il vostro compagno. Lo fate sia bene centralmente, sia più lateralmente, sia più medialmente, quindi bene verso l'interno. Un'ottima pressione e mantenete 10 secondi a punto. Dopo aver decontratto tutta questa parte muscolare, l'osteopata va a lavorare su quella che è la mobilità del piede stesso e della caviglia, andando gradualmente ad articolarla, a mobilizzarla. Da questa parte fletteremo la gamba e andremo a lavorare sulla parte del polpaccio. Questa è una delle zone più importanti da trattare quando si hanno i crampi, soprattutto al polpaccio e al piede, perché favorisce tantissimo un miglioramento del drenaggio e della circolazione. Possiamo lavorare anche la parte anteriore della gamba, tutta la parte tibiale e la parte dei peronieri. Si può risalire e lavorare la parte posteriore della coscia e anteriore della gamba. Ci vediamo nel prossimo video.